oggi alla scuola di cucina Gruppo Sanguigno prepariamo una ciambella che può essere utilizzata per la colazione senza zuccheri aggiunti. Cosa significa questo? Che dello zucchero contenuto, ma è contenuto nella frutta che c'è nella ricetta, ovvero fichi secchi, è l'unica componente zuccherina che c'è in questa ricetta, perché questa ricetta è una ricetta adatta un po' a tutta la famiglia, piacerà anche ai bambini, quindi un pochino di sapore dolce noi lo vogliamo mettere ed è dato solo dai fichi secchi, ok? Questa ciambella è una ciambella con cui parto con una farina base, in questo caso io utilizzo farina di ciufa, che è un tubero, però posso utilizzare anche farina di quinoa oppure farina di grano saraceno, ok? Quindi metto la mia dose di farina di ciufa nella ciotola, sto unendo le componenti secche, dopodiché aggiungo farina di noci, ok? Questa è una ciambella fichi, noci e cioccolato fondente. Farina di noci, semplicemente abbiamo tritato delle noci fresche, tra l'altro io non acquisto mai le noci già sbucciate perché diventano un po', cioè si deteriorano parecchio, la frutta secca già sbucciata si deteriora parecchio, a meno che non sia sottovuoto, eccetera, per cui utilizzo noci in guscio, poi magari davanti alla televisione guardo un film, intanto tolgo tutti i gusci alle noci, per dire. Ok, noci tritate. Dopodiché aggiungo la mia componente, cosa mi dà questa? Mi dà coesione. Sapete che noi usiamo farine totalmente prive di glutine, quindi non hanno capacità di coesione. Se non uso lo psiglio, la farina di buccia di psiglio, poi la torta viene tutta bellissima. Quando vado per affettarla, mi si sbriciola tutta. Invece se io aggiungo farina di buccia di psiglio non succederà questa cosa, ok? Ricordo che tutti questi ingredienti un po' particolari li trovate come suggerimento acquisti sul mio blog nella sezione shop, oppure le trovate comunque online ad un ottimo prezzo. Dopodiché aggiungo la mia componente lievitante, ovvero il bicarbonato. Parte della mia componente lievitante, cioè bicarbonato, non utilizziamo lievito pronto chimico per dolci perché contiene sostanze che spesso non vanno bene, tipo amido di mais e altre cose che possono dare fastidio. Dopodiché vado ad aromatizzare con diciamo gruppi B, A, B, AB, posso tranquillamente usare della vaniglia, vaniglia in polpa. Però io utilizzo la tonka, cioè fave di tonka polverizzate. La tonka è un legume della famiglia, è una leguminosa della famiglia dei piselli, è utilizzatissima in pasticceria come aroma e la trovate anche quella online nei suggerimenti. L'abbiamo polverizzata, ha un profumo tra la vaniglia e il cocco, quindi molto buono. Essendo della famiglia dei piselli, in teoria credo non dia fastidio a quasi nessuno, ecco. E metto questo, adesso nel video non sentite il profumo, ma chi è qui lo sente, metto un po' di tonka polverizzata per dare aroma. Dopodiché mescolo ben bene le farine, in modo da non trovarmi con grumi anche poi in cottura, con pezzi incollati e invece pezzi pezzi che si sbriciolano, eccetera. Quindi mescolo molto bene. Io ci aggiungerei anche un pizzico di sale, aggiungo sempre un pizzico di sale negli impasti dolci perché danno spinta e aumentano la dolcezza degli ingredienti. Tra parentesi, la ciufa è naturalmente dolce, ha un sapore leggermente dolce e naturalmente dolce, quindi già sto preparando un dolce senza aggiunta di zucchero. Dopodiché, quindi, la mia componente secca della ricetta, della ciambella, è pronta. Poi cosa ho fatto? Cosa faccio? Abbiamo frullato dell'olio di vinacciolo con i tuorli della ricetta, ok? A questo punto vado ad aggiungere anche
l'acqua di ammollo dei fichi. Questi fichi secchi non sono secchi, punto, sono stati lasciati in ammollo una notte, in modo che si sono reidratati e sono diventati morbidi. L'acqua che avanza mi serve poi come componente liquida nella ricetta e la vado ad aggiungere al tuorlo montato con l'olio. Ecco, vi voglio dire, in questa ricetta, chi mi conosce vede che io non uso spesso nei dolci l'olio. Perché? Perché la maggior parte dei dolci che faccio sono dolci a base di burro vegetale e vogliono il burro, insostituibile dall'olio. Mentre in questa ricetta, che è un ciambellone, diciamo, rustico per la colazione, diciamo, per la merenda dei bambini, la ricetta vuole l'olio, quindi non è che uso l'olio al posto del burro, uso l'olio perché ci vuole l'olio e ci va l'olio, ok? Dopodiché ho montato invece gli albumi con il cremor tartaro, ovvero il lievito chimico è fatto di bicarbonato e cremor tartaro. Il bicarbonato lo metto nelle farine, il cremor tartaro lo metto negli albumi perché ha una grande capacità di sostegno dell'albume montato. Quindi ho montato gli albumi con il cremor tartaro. Poi qui ho le altre componenti della mia ricetta, molto semplice. Cioccolato fondente al 70% tritato, e vi consiglio di non usare le codette, le gocce, perché sono di cioccolato di infima qualità, che ha dentro 35-40% cioè è cioccolato fondente al 35-40%, ovvero è soprattutto zuccherato ed è di qualità molto bassa, con pochissimo burro di cacao dentro. Prendete il cioccolato e lo tritate, cioccolato fondente, i nostri fichi ammollati, e poi come componente di frutta secca io ho messo i pinoli. I gruppi B e AB possono usare, al posto dei pinoli, le meravigliose noci del Brasile, che sono buonissime e stanno benissimo in questa ricetta, oppure noci tradizionali. Ok, vado a mescolare gli ingredienti. E come faccio? Faccio in questo modo. Come un po' mi hai visto fare i pani... quelli senza lievito, ha già visto questo sistema. Allora, cosa faccio? Ho la componente liquida, comincio a metterci dentro un po' dell'albume montato, poi ci vado a mettere un po' di farina, così, e comincio a girare. Non fate questo mestiere nelle macchine, perché vi si smonta tutto. Fate in questa maniera qui, cioè girate in questa maniera, andate ad aggiungere ancora la farina, andate ad aggiungere ancora il vostro albume, come io faccio fare anche i pan di Spagna, le paste savoiardo. Non mescolo prima i tuorli con la farina e poi aggiungo l'albume, perché sennò ho una massa molto pesante e faccio fatica a inglobare l'albume, molto più facilmente mi si smonterà. Invece in questa maniera qui, siccome rimane tutto bello morbido, si smonta meno facilmente. Vedete che rimane tutto bello morbido. Adesso con questo movimento, vedete, come una pala sto facendo. Ma io vi consiglio anche le torte che vi inventate voi, le torte della colazione, insomma, fate in questa maniera qui, vedete? Rimane bello morbido l'impasto, Ok. Adesso che ho preparato, vedete, è proprio morbido, vado ad aggiungere tutti gli altri ingredienti, ok? Cioè quelli lì di complemento, ovvero i pinoli. Vedete quanti sono? La frutta secca, vi ricordo, la frutta secca si intende frutta secca oleosa, non questa, questa è frutta
essiccata. Questa è frutta secca oleosa, quindi noci, mandorle, pinoli, tutte queste cose abbassano il carico glicemico degli alimenti perché rallentano l'assorbimento dello zucchero. Quindi più frutta secca mettiamo nella ricetta, meno assorbiremo gli zuccheri contenuti nella ricetta. Anche le proteine, quindi anche l'uovo contribuisce, almeno che uno non abbia intolleranze alle uova, eccetera. Più uovo e più frutta secca metto nel dolce, meno questo dolce sarà, pesante per la mia glicemia, insomma. Bene, vado a mettere le mie, vedete, fichi secchi ammollati. Se li mettevo non ammollati, rimanevano molto duri nella ricetta. Invece io voglio una cosa bella, cioè voi non sentite, però ha già un buon profumo, eh? Allora, siccome è una ricetta sperimentale, e io vedo, guardate, noi qui alla scuola di cucina gruppo sanguigno è una scuola sperimentale, guardate l'impasto, a mio parere è leggermente troppo denso, per cui cosa faccio? Io avevo ancora un po' di, però ho bisogno che qualcuno che ci vede mi dice quant'è, sarà 50, ok, vado ad aggiungere ancora 50 ml di liquido. Poi quando vedrete questo video vuol dire che la ricetta sarà caricata sul blog e come si dice, le dosi saranno perfettamente perfettamente dosate, ok? È molto importante capire, anche quando fate le torte voi, gli impasti con la sfornire devono essere belli morbidi, perché sennò poi si crepa in cottura e rimane molto duro. In Lombardia si usa la parola gnocco. Bene, adesso vi faccio vedere questo meraviglioso stampo. Questo è uno stampo particolare, sono gli stampi della Nordic Wear, sono stampi di alluminio presso fuso multistrato straordinari, insomma, li trovate sempre come suggerimento shop negli acquisti. Basta uno di questi stampi che ha il costo giusto rispetto alla qualità di questo stampo e poi fate tutte le torte in questi stampi qui, perché sono veramente straordinari sia come capacità di cottura e poi anche come bellezza, ma soprattutto come capacità di cottura. Dopodiché anche per sformare le torte ci mettete un secondo. Ok, è stato imburrato minuziosamente e poi cosparso di farina di noci. Vado a trasferire il mio composto. In questo stampo a ciambella, oppure comunque utilizzate uno stampo a ciambella non gigantesco, perché vedete che il composto non è tantissimo. Questo a ciambella poi potete farla a fette e congelarla. Ci sono cose che non sopportano la congelazione, altre sì. Questo tipo di dolce, che è un dolce rustico in realtà, sopporta perfettamente la congelazione, anche perché magari non avete una famiglia così numerosa da mangiarla in due giorni, perché massimo tre giorni i nostri dolci fatti con farine naturali, perché sennò poi cominciano ad abbuffire, perché sono cioè non è la tortina commerciale che la lasci lì aperta due mesi, sì, magari rinsecchisce un po', però non ammuffisce, non ammuffisce perché ovviamente ha dentro tutta una serie di cose, insomma, diciamo non di ingredienti ma di additivi non naturali. Benissimo, guardate, la ciambella è pronta, la mettiamo in forno e poi ci vediamo quando è cotta. Ciambella di noci fichi e cioccolato fondente senza zucchero. La nostra ciambella dolce senza zucchero con fichi, noci, cioccolato fondente è pronta. Guardate che bella, Quello che abbiamo messo sopra è latte di mandorle in polvere. Adesso ne tagliamo una fettina. Tra l'altro vedete in questi stampi meravigliosi della Nordic Wear si taglia, si esce perfettamente dallo stampo, senza proprio nessun problema. Ha un profumo ottimo. E mettiamo la fettina, guardate, proprio bella,
ciambella con fichi e noci, cioccolato fondente senza zucchero aggiunto. Ci vediamo alla prossima ricetta.